iniziato nell'anno scolastico 2017-2018. I protagonisti sono stati proprio i ragazzi che insieme ai docenti e a tutor esterni hanno recuperato dai fondi della scuola la strumentazione scientifica che apparteneva ai vecchi gabinetti di fisica e di scienze naturali, strumentazione che è stata proprio riposta nei fondi delle cantine della scuola. Loro si sono occupati di recuperarla, di restaurarla, di catalogarla e di esporla qui fuori all'interno di Armadi, diciamo creando una piccola mostra che è aperta al pubblico. Saranno inoltre possibili incontri, percorsi con i docenti delle scuole medie che realizzeremo ovviamente pandemia, Covid permettendo. La strumentazione recuperata è perfettamente funzionante, a Vittorio poi vi faremo vedere alcuni esperimenti. Loro hanno lavorato con impegno, con serietà, con entusiasmo, è stato faticoso, però ci siamo anche divertiti, vero? Hanno acquisito conoscenze e competenze importanti. Hanno studiato la storia di molte scoperte scientifiche, hanno capito che fare ricerca oggi si basa anche un po' sugli esperimenti che i fisici hanno fatto nel passato. Vi presento qui di fianco a me un preziosissimo collaboratore, ingegner Vittorio Grandi, che ha dato proprio una mano nella parte sperimentale. Qui ovviamente ne vedete una piccola parte, vero Vittorio? Però ce ne sono tanti altri all'interno degli armadi. Vittorio, prego. Sì, grazie Manuela. Vorrei sottolineare un aspetto di questo lavoro che è stato fatto nel corso di 3 anni scolastici, escludendo il Covid. Sì. Quando io frequentavo questo liceo negli anni 70, esisteva ovviamente il gabinetto di fisica con questi stessi strumenti che ora sono qui, e ci si portava in aula nel gabinetto di fisica e un tecnico ci faceva vedere alcuni esperimenti utilizzando questa strumentazione. L'idea oggi è quella invece che i ragazzi e le ragazze debbano essere, invece che spettatori passivi di un esperimento fatto da altri, attori perché la sperimentazione è fondamentale. Galileo parlava di sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Sensate esperienze vuol dire esperienze guidate dal metodo scientifico, necessarie dimostrazioni, Galileo intendeva l'uso della matematica per descrivere le esperienze che si fanno, e noi questo l'abbiamo fatto in un caso particolare, abbiamo utilizzato uno strumento che oggi non è qui, che era un dametro, e i ragazzi l'hanno montato, hanno fatto diversi esperimenti utilizzando le onde, cui è seguito un corso sulle onde e sul suono per sistematizzare e organizzare in maniera sistematica quello che loro avevano appreso sperimentalmente. Quindi un laboratorio vivo, non semplicemente un'esposizione di strumenti. E oggi i ragazzi mi faranno vedere come questi strumenti ci permettono di capire alcuni aspetti importanti della fisica. Ora passo la parola a loro. Buonasera a tutti e benvenuti. Abbiamo deciso di racchiudere in una semplice frase quello che è stato il nostro lavoro, una citazione famosa di Stephen Hawking: nessuno si impegna in una ricerca in fisica con l'intenzione di vincere un premio, è la gioia di scoprire qualcosa che nessuno conosceva prima. Per noi è una frase significativa perché rispecchia pieno quello che è stato lo spirito con cui abbiamo affrontato questo lavoro. I soggetti coinvolti in questo progetto che ci hanno aiutato molto nell'organizzazione sono gli NGV, l'ISMAR, la nostra provincia e tutori interni ed esterni.
Il progetto appunto cominciò nell'anno scolastico 2017-2018 con la finalità di recuperare, restaurare e catalogare la preziosa strumentazione dei vecchi gabinetti scientifici presente nei fondi della scuola e che da anni era inutilizzata. Infatti, nella foto precedente, vi sembrerà normale vederci con le mascherine, ma in realtà questa foto risale a prima della pandemia, anzi le mascherine ci servivano per coprirci dalla polvere proprio perché quei fondi erano davvero pieni di polvere. Quando il liceo ginnasio Lorenzo Costa nel 1923 venne trasferito dalla sua vecchia sede in Viale Zasco nel nuovo palazzo, allora chiamato Palazzo degli Studi Principe Umberto, che fu inaugurato l'anno successivo, nel maggio dell'anno successivo, dal re. Questa è una foto che mostra la differenza tra com'era a quei tempi l'istituto e come oggi. Come potete vedere, non sono avvenuti grandi cambiamenti per quanto riguarda la facciata. Quando nell'aprile del 1923 l'istituto venne trasferito, il gabinetto di chimica, di fisica e di storia naturale vennero collocati in ottimi locali, che però erano separati da quelli destinati all'insegnamento ed erano corredati da tutti gli impianti di acqua, energia elettrica e gas, tutti utili per l'insegnamento di queste materie. Per avere un'idea per quanto riguarda i finanziamenti erogati, dalla relazione dell'allora professor Lorenzo Bruni si evince che nel biennio tra il 1922-23 e 23-24 ci furono molte spese. Un esempio di questo, appunto, per quanto riguarda il gabinetto di fisica, vennero spese circa 1450 lire. Questa è un'altra foto che mostra l'aula di scienze a quel tempo e l'aula oggi, che si è mantenuta, e lo stesso per l'aula di fisica, che si trova qua al piano terra. Adesso lascio la parola alla mia compagna, Milena. Buonasera. Allora, i gabinetti del liceo Costa erano dotati di una grande varietà di strumenti che erano necessari per lo studio e per la didattica della fisica e delle scienze naturali. In seguito però i gabinetti sono stati smantellati e quindi gli strumenti sono stati riposti all'interno di scatoloni collocati nei fondi della scuola e questa strumentazione è rimasta inutilizzata per circa 30 anni. Il progetto di recupero, rimessa in funzione, parziale restauro di questi strumenti è stato realizzato da alcune classi del liceo, quelle del corso C, nel corso di 3 anni scolastici. Vediamo l'età. Nell'anno scolastico 2017-2018 è avvenuta la prima parte del recupero, del restauro e la sistemazione degli strumenti in armadi provvisori. In seguito sono stati prodotti dei manuali per alcuni esperimenti. Nell'anno scolastico 2019-2020 è avvenuta la seconda parte del recupero e la sistemazione degli strumenti negli armadi originali, in alcuni armadi originali posti al piano terra del liceo. Nell'anno scolastico 2020-2021 era tutto pronto per l'inaugurazione, ma a causa della pandemia purtroppo non è stato possibile farla e quest'anno siamo qua finalmente a fare l'inaugurazione. Vediamo le attività svolte. Abbiamo recuperato il materiale, lo abbiamo parzialmente restaurato e abbiamo messo in funzione alcuni strumenti che sono poi stati utilizzati all'interno di percorsi didattici. In seguito abbiamo digitalizzato cataloghi, manuali di utilizzo, l'inventario e abbiamo documentato il lavoro svolto mediante verbali giornalieri, foto e video. Poi abbiamo realizzato alcuni pannelli espositivi, abbiamo preparato delle etichette per tutti gli strumenti e abbiamo realizzato dei prodotti multimediali, quali presentazioni e video. Infine abbiamo collocato gli strumenti negli armadi per l'esposizione. La maggior parte di questi strumenti è utile alla realizzazione di esperienze significative che dimostrino dei principi e delle leggi di tutti i settori della fisica classica, come ad esempio la meccanica e l'ottica e molte altre. Questo
Questo aspetto testimonia non solo il carattere sperimentale dell'insegnamento della fisica a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ma anche dare attenzione alle applicazioni pratiche che derivano da scoperte scientifiche. Infatti sappiamo che in quegli anni fu scoperto l'elettrone da uno scienziato inglese di nome Thomson tramite un oggetto, uno strumento simile a quello che è il tubo catodico in vetro. Questi strumenti sono principalmente realizzati con materiali come ottone, legno e vetro e oltre alla loro funzionalità, come potete vedere qui ma anche nei vari nel corridoio, sono anche molto belli esteticamente. Infatti qui abbiamo delle foto appunto del recupero degli strumenti. Gli strumenti poi sono stati posti negli armadi originali, che sono quelli più grossi, a testimonianza di un'epoca ben precisa nella storia della scuola e di tutte le sue attività. Adesso vediamo delle foto appunto del recupero, e dove ci troviamo appunto nei seminterrati a recuperare gli scatoloni contenenti questi strumenti, e oltre alle mascherine, come ha detto prima mia compagna, indossiamo anche delle tute per evitare appunto di sporcarci i vestiti. Qua siamo invece in aula di fisica, che appunto puliamo questi strumenti e iniziamo appunto a catalogarli, sistemarli. Adesso vi presentiamo alcuni esperimenti che abbiamo svolto proprio con questi strumenti. Il primo esperimento che vi mostreremo questa sera è il paradosso meccanico. Tra il 700 e l'800 i gabinetti di fisica erano colmi di questi esperimenti paradossali e suscitavano agli occhi degli spettatori grande meraviglia, in quanto apparentemente sembravano andare contro le leggi della fisica, ma proprio grazie a questo esperimento capiremo che non è così. Allora, qui sul banchetto, come possiamo vedere, abbiamo un piano inclinato e un doppio cono in legno. E dove sta il paradosso? Il paradosso sta che se noi appoggiamo questo doppio cono in legno nel punto, diciamo, più basso di questo piano inclinato, potremo notare che risalirà autonomamente. E questo sembrerebbe andare contro quelle che sono le leggi della forza di gravità. E questo come ce lo possiamo spiegare? Ci spieghiamo dicendo che appunto il piano inclinato è formato da due binari che si divaricano sempre di più. E man mano che il cono risale su questi binari, il suo baricentro, che si trova sull'asse di simmetria, si abbasserà. E questo anche perché i vertici dei binari avranno comunque dei diametri sempre più piccoli, e il baricentro abbassandosi renderà il tutto perfettamente conforme, perfettamente corretto con quello che dicono le leggi della meccanica. Quindi in realtà è un paradosso solo apparente. Questa è la macchina di rotazione, risale agli anni 50 e attraverso questo strumento si studia la forza centrifuga. Come possiamo vedere, la sua struttura è composta da una solida base in ghisa, in cui sono poste due pulegge sulle quali si vanno ad inserire gli accessori. Inoltre è presente una manovella che permette il movimento. Attraverso questa macchina si studia la forza centrifuga, che per primo fu descritta da un certo Nollet, un fisico francese, nel 1750. In questo caso, su una delle pulegge è stato inserito il pendolo di Foucault, ma inoltre si possono aggiungere altri accessori, come in questo caso questo strumento che va a identificare e studiare gli effetti ottici, oppure quest'altro che va a studiare lo schiacciamento dei poli terrestri a causa della forza centrifuga. Andiamo ora a vedere il pendolo di Foucault. Allora, il pendolo di Foucault è uno strumento, è una riproduzione di un esperimento a scopo didattico, un esperimento più in particolare fatto nel 1851
dal fisico francese da cui prende il nome. Quindi Foucault nel 1851 invita i parigini nel Pantheon e inizia a fare questo esperimento composto da vari pezzi. Il più importante è il pendolo che era di dimensioni molto grandi, infatti misurava una fune appesa alla cupola del Pantheon, lunga di una lunghezza di 67 metri, mentre una sfera di ottone pesante 28 kg, con all'estremità inferiore una punta per segnare il piano di oscillazione che percorreva su il pavimento che era stato ricoperto di sabbia. Gli spettatori del 1851 iniziarono vedendo il pendolo oscillare nella stessa direzione. Infatti le prime due oscillazioni hanno rispettato la legge della fisica dell'invariabilità del piano di oscillazione di un pendolo semplice, mentre in seguito l'oscillazione del pendolo ha iniziato a cambiare il piano e quindi hanno iniziato a notare un movimento simile a questo. Il motivo dietro a questo cambiamento è la rotazione della Terra. Quindi lo possiamo vedere grazie a questo esperimento, grazie a questa riproduzione che è composta da un triangolo in ghisa che rappresenta un piano solidale della Terra, un pendolo e invece noi abbiamo aggiunto anche una bambolina che rappresenterebbe gli spettatori del 1851. Quindi noi possiamo vedere l'esperimento da un punto di vista esterno alla Terra, quindi ipoteticamente dallo spazio, mentre gli spettatori lo vedranno dalla Terra. Quindi inizialmente Foucault mise in un'oscillazione il pendolo ed inizialmente questo rimane sullo stesso piano. Ora, noi dall'esterno, nonostante il piano solidale alla Terra giri, continuiamo a vedere il pendolo girare e oscillare sullo stesso piano, quindi in perpendicolare alla bambolina in questo caso. Però la bambolina, gli spettatori del 1851, all'inizio lo vedevano in questo modo e poi piano piano l'hanno iniziato a vedere rivolto nella propria direzione. E proprio per questo l'esperimento testimonia e dimostra quello che è la rotazione della Terra sul proprio asse. Adesso vi mostreremo degli apparecchi per la dilatazione lineare dei solidi. Questo è l'anello di Gravesson, che prende il nome da un fisico olandese, Willem Jacob Gravesson, e possiamo notare come sia costituito da un sostegno metallico, in questo caso di ottone, una sfera piena di ottone collegata attraverso una tratta di catena e un anello circolare tra la base e il sostegno. Questo anello ha il diametro che è appena sufficiente per far passare la sfera. Notiamo che attraverso il riscaldamento della sfera ci sarà un cambiamento della sfera stessa. Più esattamente, se andiamo a riscaldare la sfera attraverso una fiamma o possiamo far bollire la sfera stessa, in questo caso con un accendino perché abbiamo finito il gas della fiamma, utilizziamo questo. Abbiamo esaurito tutte le nostre fonti termiche. Vediamo se entra. Non abbiamo problema. Basterà aspettare qualche istante. Ho eseguito l'esperimento come si faceva nell'Ottocento, praticamente. Quindi a lume di candela.
successo delle ragazze quando scaldando l'atmosfera metallica. È un esperimento che va a dimostrare l'aumento di volume di un corpo attraverso il suo aumento di temperatura. Adesso provo. No. Ci vuole troppo tempo, però sulla fiducia si sarebbe bloccata attraverso questo anello e poi per qualche secondo a contatto con l'aria, ricontraendosi, poi sarebbe tornata alla forma originaria. Invece per la dilatazione lineare dei metalli è il dilatoscopio, che presenta una base di legno cui estremità sono posti due supporti in ottone che tengono una barra campione di metallo. Su uno poi dei due supporti è posto un quadrante con graduazione che va da 0 ai 90 gradi, che può far ruotare una leva a base dentata e per evidenziare la dilatazione lineare dei metalli bisognerebbe con una fiamma bruciare la barra, che in questo momento purtroppo non possiamo, e pian piano la leva inizierà a cambiare da un pezzo all'altro, di sezione all'altro, pian piano, però purtroppo abbiamo fatto prima con il sindaco e ora viene più così. Si può fare il sindaco. Va bene lo stesso. Vabbè, fidatevi. Ora vi presentiamo la piastra di Chladni, che è uno strumento composto da una lastra metallica che cospargiamo di sabbia e attraverso un arco di violino la facciamo vibrare. A questo punto la sabbia si sposterà dal punto in cui la vibrazione risulta maggiore ai punti in cui invece la vibrazione è nulla, che sono detti punti nodali. Questa distribuzione andrà a creare delle figure geometriche ben definite e molto particolari, e attraverso questi esperimenti Ernest Chladni riuscì a dimostrare come il suono influisca sulla materia e la riesca a spostare. E ora facciamo l'esperimento. Quindi cospargo di sabbia la lastra e con il violino, l'arco di violino, lo faccio vibrare. Ora, non si potrà vedere da tutti, quindi abbiamo preso delle figure, vari tipi di figure che si possono andare a creare, e i punti vuoti sono i punti in cui la vibrazione è maggiore, quindi la sabbia si sposta, mentre i punti in cui si va a creare la figura sono i punti nodali, dove la vibrazione è nulla. E ora passiamo al prossimo esperimento. Ok, passiamo adesso a parlare dei fenomeni elettrostatici, ovvero quei fenomeni che riguardano le pareti elettriche che permettono a dei corpi di interagire con l'ambiente circostante. Prenderemo in considerazione tre strumenti. I primi due saranno il pendolino elettrico e l'elettroscopio, che permetteranno di verificare se un corpo contenga una carica elettrica o meno, mentre il terzo sarà l'elettroforo di volta, che prende il nome dall'omonimo scienziato e che invece permetterà di accumulare al suo interno una modesta carica elettrica. Quindi, prima di iniziare, dobbiamo introdurre il concetto di elettrizzazione per sofimio, che è quindi un metodo che ci permette di caricare elettricamente un corpo attraverso l'azione meccanica di strofinamento. In questo caso prendiamo una bacchetta di evanite e iniziamo a appunto strofinarla contro un tessuto. Succederà che si verificherà un passaggio di elettroni da un corpo all'altro. In questo caso l'evanite
otterrà elettroni, quindi si andrà a caricare negativamente, mentre il tessuto andrà perdere elettroni e si caricherà positivamente. Una volta strofinato ed elettrizzato le vanite, andremo quindi ad avvicinarla al pendolino, che appunto verrà attratto dalle cariche elettriche della bacchetta. Un altro strumento è questo qui di forma tondeggiante che si chiama elettroscopio. È stato messo a punto da Alessandro Volta nel 1870 e, come possiamo vedere, è costituito da un pomello metallico che tramite un'asta metallica è collegato a due foglioline d'oro, il tutto racchiuso in un'ampolla di vetro. Analogamente prendiamo sempre la bacchetta di vanite e andiamo a strofinarla contro un panno di lana e vedremo che se avvicino la bacchetta senza toccare il pomello, le due lamine d'oro divergono, come si può vedere meglio in questa immagine. Viceversa, se io allontano la bacchetta, le due lamine inizieranno ad avvicinarsi. Ed è successo il fenomeno che prende il nome di induzione elettrostatica. Se io continuo a strofinare, e questa volta con la bacchetta tocco il pomello, vedremo che le due lamine divergono. Viceversa, se io allontano la bacchetta, tenderanno ad avvicinarsi ancora di più e più velocemente se io tocco con il mio dito il pomello, perché si è verificato un passaggio di elettroni appunto dall'asta metallica al mio corpo. Allora, questo è l'elettroforo di Volta, è un generatore elettrostatico in grado di accumulare una modesta quantità di carica elettrica. Anche questo è stato ideato da Alessandro Volta, da cui prende il nome, nel 1775. Allora, è costituito da questo disco, cavo, e è impugnabile attraverso questo manico isolante e è in abbinamento a questo piano isolante, e per fare l'esperimento ci serve anche questo panno di lana. Allora, carico negativamente il piano isolante attraverso lo strofinio del panno di lana e appoggio il disco e attraverso l'induzione elettrostatica la parte inferiore del disco si carica positivamente, invece la parte superiore si carica negativamente. Per caricare positivamente il disco appoggio il dito sulla parte superiore e tocco per terra e così gli elettroni che si trovano nella parte superiore del disco che sono negativi attraverso il corpo umano, quindi attraverso il mio corpo, vanno a terra. E per avere conferma che il disco sia caricato positivamente, lo avvicino al pomello. Quindi vediamo che le due foglioline d'oro si allontanano poiché sono cariche positivamente. Adesso parliamo della macchina elettrostatica di Ramsden, che è una macchina generatrice elettrostatica che quindi genera delle cariche elettriche attraverso questo meccanismo di strofinio. Come potete vedere c'è un disco di vetro, che è il materiale isolante che viene strofinato quindi attraverso questi panni di lana. Dunque in questo modo adesso vedremo più nel dettaglio come avviene proprio la generazione delle scariche elettriche. Ma comunque è proprio in questo modo, attraverso questo strofinio, l'attrito che si viene a creare, che si generano delle scariche elettrostatiche. Adesso facciamo un attimo un po' di storia e vediamo l'origine di questa macchina. La prima macchina elettrostatica è stata creata nel 1700 da Sir Francis Hogsby. La vediamo qua, una rappresentazione.
attraverso un sistema di puleggia e una manovella faceva girare questo globo, questa sfera di vetro, sulla quale lo sperimentatore doveva appoggiare la mano in modo da creare questo strofinio, l'attrito, e dunque generare delle scariche elettriche. Man mano che sono passati gli anni, altri scienziati si sono cimentati nell'ideare una diverse versioni di questa macchina, in modi diversi, appunto, si potevano utilizzare altri isolanti, ad esempio oltre al vetro la resina oppure lo zolfo, e potevano essere anche fatti di diverse forme, come ad esempio qui un disco, la sfera, ma anche dei cilindri. Successivamente siamo giunti quindi a questo modello, che è stato quello che ha avuto più successo durante il 1700 e il 1800, è stato uno strumento fondamentale nei laboratori scientifici di quell'epoca. E adesso precisamente vediamo come si generano le cariche elettrostatiche, come si propagano, come si trasformano l'energia cinetica in energia elettrica. Dunque sì, questa abbiamo detto è una macchina di Ramsden, è composta da un disco appunto in vetro che può essere messo in rotazione mediante una manovella. Quando il disco viene messo in rotazione avviene lo strofinio del disco stesso contro due coppie di pannelli rivestiti di lana che diciamo si trovano su dei supporti in legno isolanti. Lungo il diametro orizzontale del disco troviamo i collettori, che sono dei tubi a forma di ferro di cavallo con dei pettini, ovvero delle punte, che distano circa un centimetro dal disco di vetro. I collettori sono retti da due tubi di ottone di diametro maggiore che poggiano ognuno su due colonne isolanti di vetro, e dal lato opposto sono uniti da una barra di conduzione nel cui punto medio c'è un elettrodo. Dunque, cosa succede? Con lo strofinio la superficie del vetro si andrà a caricare di cariche positive e le cariche negative verranno scaricate a terra mediante supporti in legno. Siccome noi sappiamo che solitamente i corpi sono neutri e che le cariche di segno opposto si attraggono, se sul disco avremo un accumulo di cariche positive vorrà dire che qua saranno concentrate le cariche negative, per induzione appunto, che è il concetto che abbiamo introdotto prima, e di conseguenza qua ci sarà un accumulo di cariche positive. Lo andiamo infatti a verificare avvicinando l'elettroscopio e vediamo che le foglioline si separano, questo perché appunto c'è stato un accumulo di energia di cariche positive e avvenuta e abbiamo trasformato l'energia meccanica in energia elettrostatica. Una piccola scossa, andiamo. Andremo a vedere l'esperimento di Oersted, che prese appunto il nome dal fisico danese Hans Christian Oersted, che lo realizzò. Fino a quel momento, allora, all'inizio dell'Ottocento i fenomeni di natura elettromagnetica erano ben distinti ed erano divisi in elettrici di natura elettrostatica, magnetici di natura magnetostatica e galvanici legati alla corrente elettrica. Fino a quel momento tutta la comunità scientifica era in accordo con questa teoria, anche se si sapeva già di un possibile collegamento tra questi fenomeni. Infatti si sapeva che un ago di una bussola colpito, che inizialmente punta verso il nord, colpito da un fulmine, praticamente inizia a ruotare. Il 21 aprile 1820 è una data molto importante per la storia della fisica, perché per caso durante una lezione all'università il fisico danese Hans Christian Oersted scoprì che ponendo un filo conduttore con la corrente elettrica parallelamente al di sopra di un ago metallico, se questo inizialmente puntava verso il nord, inizia a ruotare. E adesso lo vediamo sperimentalmente. E quindi inizia a ruotare. E quando la corrente viene meno, ritorna alla posizione iniziale, quindi ritorna a puntare verso il nord. Quindi Oersted capì sperimentalmente che la corrente elettrica che passa all'interno di un filo conduttore genera un campo magnetico. Quindi se fino a quel momento i fenomeni di natura elettrica e magnetica erano ben distinti, egli scoprì che erano strettamente collegati e questo aprì gli studi per l'elettromagnetismo.
Quindi sappiamo che Oersted ha collegato in un certo senso il fatto che la corrente elettrica generi un campo magnetico. Noi abbiamo deciso di ragionare un po' come fanno i fisici e quindi per simmetria, ponendoci questa domanda, ovvero se la corrente elettrica genera un campo magnetico, il campo magnetico può generare corrente elettrica? La risposta ce l'ha data un fisico e chimico inglese, ovvero Michael Faraday, che nel 1800 dimostrò questa teoria con diversi esperimenti. Qui ne abbiamo uno, infatti per dimostrarlo ci serve una calamita, un solenoide e un galvanometro a zero centrale che abbiamo trovato perfettamente funzionante insieme a tutti gli altri strumenti. In questo esperimento dobbiamo porre la calamita all'interno del solenoide e in questo caso vediamo che quando la calamita è ferma non succede assolutamente niente. Appena andiamo a muovere la calamita, il galvanometro segna come un passaggio di corrente e questo dimostra come il movimento della calamita e quindi lo spostamento del campo magnetico produca energia elettrica. Questa scoperta del 1800 appunto fu molto importante poiché fu ciò che aprì la strada per la seconda rivoluzione industriale, poiché fu la base per la creazione di macchinari come ad esempio generatori elettrici o macchine semplicemente che funzionano a energia elettrica. Il nostro liceo è in possesso di questo proiettore per diapositive in vetro e appunto diciamo che è il nostro possesso ma appartiene all'Istituto Italiano Proiezioni Luminose, come vedete scritto qua, e è dotato di numerose lastre fotografiche in vetro al bruno d'argento, come questa ad esempio, e che vengono montate a pacchetto con vetro di protezione e sigillate con della carta gommata all'interno appunto del proiettore. E questo strumento risale circa agli anni 30, per questo è abbastanza antico. Tutte le lastre fotografiche sono contenute all'interno di questa scatola, che è una scatola appunto originale della scuola. Focalizziamoci un po' sulla storia interessante delle proiezioni luminose. Infatti l'utilizzo delle proiezioni luminose come ausilio didattico ebbe un incremento a partire dai primi anni del Novecento. Sin dall'inizio si preferì utilizzare le proiezioni luminose fisse, ovvero le diapositive come quelle che abbiamo, perché erano più efficaci a scopo didattico, più economiche e soprattutto tecnicamente più facili da realizzare. E diciamo che in quel periodo le organizzazioni italiane per la promozione di proiettori erano il Consorzio Nazionale Biblioteche e Proiezioni Luminose del 1909 e l'Istituto Nazionale Minerva del 1912. Il Consorzio Nazionale Biblioteche e Proiezioni Luminose nel 1921 diventa IPL, quindi Istituto Italiano Proiezioni Luminose, da cui proviene il nostro proiettore, e diciamo è finalizzato alla vendita e il noleggio di apparecchi per le proiezioni luminose e aveva anche pubblicato manuali di utilizzo per le scuole. Nel 1923 diventa ente dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione del governo Mussolini e nell'ambito della riforma Gentile le scuole erano state invitate a valorizzare i nuovi programmi proprio attraverso l'utilizzo dei proiettori. Infine nel 1924 l'Istituto Italiano Proiezioni Luminose viene assorbito dall'Istituto Luce, quindi l'Unione Cinematografica Educativa, che è l'istituzione pubblica più antica destinata appunto alla cinematografia educativa e che fu un potente strumento di propaganda fascista. Prima di mettere in moto il nostro proiettore e di mostrarvi alcune diapositive, ci teniamo a fare alcuni ringraziamenti. Sì, ringraziamo i dirigenti scolastici, la dottoressa Sara Cecchini e il dottor Franco Lisei per aver avviato questo progetto e averci aiutato a realizzarlo.
i docenti tutor come la professoressa Corsario, la professoressa Luisa Franchi, la professoressa Maria Antonietta Liz, la professoressa Grazia Vasquez per aver lavorato insieme a noi in questo progetto. Ringraziamo anche i tutor esterni come la dottoressa Marina Lucrupani, la dottoressa Silvia Merrino e la dottoressa Sara Garbani e soprattutto il dottor Vittorio Grandi per il preziosissimo aiuto, il professor Paolo Valentini per averci aiutato nella parte storica di questo progetto, il tecnico di laboratorio, ingegnere Mario Ambrosini, il vicepresidente, il professore Diego Marchini, che è qua, e la provincia della Spezia per aver contribuito in generale appunto alla realizzazione della mostra e degli strumenti appunto che vedete. Grazie a tutti, adesso mettiamo in luce. Cioè, mettiamo in luce. Ascoltatevi una gran luce perché la lampada sale a quell'epoca, quindi il è quella dello scheletro del corpo umano, quindi di una lezione di anatomia di scienza. Eccolo. Beh, questa non è stata dell'alfa. No, questa è. Fate vedere anche con l'alfa. Si vuole vedere l'alfa? Sì, sì. Cosa qua è che fa? Allora, ce ne sono. Allora, questa ci carina, forse, la cattedrale. Insomma, a caso, okay. Questa ad esempio è all'interno del Duomo di Milano. Proviamo questa. Io sto pescando a caso qua. Il busto del cardinale. Va bene. Ne abbiamo un'infinità.